Mi sentite? Mi sentite tutti? Mi sentite? Oh, bentrovati questo nuovo webinar. Dopo, diciamo, la piccola pausa, riapriamo un attimino le danze, come scriveva Ciccio, e torniamo comunque a tuffarci all'interno del mondo dei webinar. Appuntamento di questa sera che vedrà come relatore il nostro Luca Fedrizzi di Topic Lab. Il quale già da diverso tempo, diciamo, segue questo genere di, diciamo, di iniziative e ci dà la possibilità in pratica di portare avanti la tematica della dedicata stampa e prestampa con diversi appuntamenti che si svolgono nel corso del tempo. Terza parte questa sera con alcune slide aggiuntive che ha preparato il nostro Luca e che piano piano vi passerà attraverso la chat e per approfondire e dare seguito ai discorsi che abbiamo fin qui affrontato fino ad oggi. Detto questo, io, ecco, innanzitutto, ovviamente, se qualcuno ha qualche domanda da fare rispetto ai webinar o a questo appuntamento, ha la possibilità di farlo. Poi sarà lo stesso Luca a passarvi anche i link legati, diciamo, alle pagine dell'associazione Topic Lab. E vi ricordo ovviamente che l'evento è sottoposto a registrazione, per cui poi in seguito lo troverete all'interno del canale YouTube dedicato ai webinar. Detto questo, lascio la parola a Luca, così ci tuffiamo direttamente all'interno diciamo, dell'argomento e buona visione, buon ascolto. Luca, a te la parola. Ciao a tutti, mi sentite qui? Mi sentite tutti? Ciao, ciao Ciccio, come va a tutti? Vedo che siamo in pochi, a Bolzano è festa oggi, quindi sicuramente i bolzanini sono in giro per le passeggiate, visto che è il nostro patrono. Niente, io oggi, visto che anche il terzo appuntamento, Roberto, ciao ho colto Massimo, la palla al balzo scusami, per non ho fatto in parlarvi un tempo attimo a anche di prendere la Coppa telefonata. Italia. Non so, vai tranquillo Massimo, ci penso io, siete in buone mani. Non so se sapete cos'è Graf Italia, comunque una delle fiere, era una delle fiere più importanti del settore stampa a foglio in Italia. Non so se qualcuno di voi è già andato, che considerazioni ha fatto, visto che siamo anche in pochi, magari possiamo anche lasciare spazio a un po' di domande. Io sono stato un sabato, vabbè, io sono stato piacevolmente soddisfatto, però ho sentito tante persone, forse più gli espositori, abbastanza insoddisfatti. Allora, prima di fare considerazione, magari visto che c'è qualcuno di nuovo, mi sembra Massimiliano, e intanto piacere, io un po' che non vengo anche io ai webinar, e niente, adesso io vi faccio vedere queste slide, magari alcuni discorsi sono un po' avanzati, se è il primo evento che vedi, ma poi comunque andiamo a sviscerare un po' le varie cose. Giustamente mi sembrava, visto che la fiera c'è stata una settimana fa, prenderla in considerazione. Il link è questo qua. Non cliccate, ma incollate, perché il sito lo stiamo rifacendo in questi giorni e ci sono i soldi in ferie, quindi non l'ha pubblicato con l'indirizzo giusto. Spero che mi sentite tutti bene, se no alzo un po' il volume. Ho sempre paura, stando da solo qua, non so se mi sentite, se c'è qualcuno. Ok, sì. Sì, forse ho capito Tutti qualcosa di vedete le diverso. slide? Io però nel documento che ho PDF. infatti mi fa Ok. molto piacere Allora, perfetto. riscrivere il documento. Come Io vedete, ancora non io, sono vabbè, riuscito a io capire non sono né un giornalista, quindi sono come responsabile mettere di produzione e ho questa azienda di packaging, quindi etichette principalmente. Ovviamente ho guardato la fiera dal punto di vista di uno che vuole fare gli acquisti o vedere le novità, quindi non sono andato a vedere tutte le cose come un giornalista che magari va a seguire. Sicuramente un punto di vista di un giornalista con cui io ho parlato, che vi lascio il link, può essere
questo dove addirittura parlandoci ha detto delle mie frasi, quindi lo prendo in considerazione. In una fiera di questo tipo, che erano Graffitalia e Conversflex, Graffitalia per il settore foglio, Conversflex per il settore packaging e etichette. Le cose che io sono andato a vedere un po' più in particolare sono flussi di prestampa, software di gestione colore, gestionali e e-commerce, stampa digitale e effetti visivi. C'è un po' quello che c'era nella fiera. Quindi andiamo a vedere un po' il tutto. La prima cosa che io sono andato a vedere è stato ESCO. Giustamente qua ci sarà chi è creativo, chi è tecnico, chi è della prestampa. Magari uno che è creativo dice: a me cosa mi interessa degli strumenti che usano in una tipografia. Magari nel dettaglio specifico, come funziona e tutto, niente, ma sapere che ci sono software, magari che danno delle possibilità piuttosto che non le danno, e se questa azienda ne ha a disposizione, vi assicuro che può determinare se un lavoro verrà stampato bene o verrà stampato male. E ESCO, che è un software, penso forse il top, non ce l'ho io, quindi non pensate che faccio pubblicità perché prendo diritti o sconti sui software. Non ce l'ho, l'ho usato un anno come beta tester, e il costo effettivamente, sia per un privato ma anche per un'azienda, una mia azienda di una ventina di persone, è abbastanza oneroso. Si può partire dai 20.000 euro, che forse fai pochissimo, comunque parliamo seriamente dai 50 ai 150 mila euro. Questo software cosa può fare? Andiamo a scheda 5. ESCO è un software che va ad automatizzare tutte quelle azioni ripetitive nella prestampa, oltre a far riuscire a comunicare prestampa con l'ufficio commerciale, con la stampa. Cosa significa? Che lui va nei gestionali a prendere i dati che gli servono. Infatti, se voi vedete, spero che siate tutti alla slide 5, là c'è un piccolo flusso che parte dall'idea, progettazione, la prestampa, lo layout foglio, produzione lastre, però può fare anche una simulazione del prodotto, una cosa che ovviamente se è un volantino, un libro. Mi ricordo che Massimo più di qualche volta ha fatto dei webinar, solo che sono in mock-up. Il mock-up non è altro che prendere un'immagine, non so, dobbiamo fare una brochure, così si va su Fotolia, un mock-up già fatto che dà il senso di terza dimensione, e con Photoshop applica sopra la nostra copertina, le nostre brochure, per dare questa ancora più, se si può dire, veridicità del prodotto, quindi più il cliente si rende ancora meglio come funziona. Ecco, qua fanno la stessa cosa, solo in maniera molto avanzata. Tu li metti i parametri della bottiglia, del packaging, della scatola, tutto quello che è, e lui realmente crea questa scatola in 3D e li applica. Questo permette di capire anche le distorsioni del prodotto. Può succedere quello che è non so se qualcuno di voi sa cos'è lo sleeve. Lo sleeve è un nuovo sistema, non di stampa, ma di, come si può dire, di applicazione di materiale su un prodotto. Immaginate, sono quelle bottiglie che vengono circondate da tutta una plastica termosensibile, col calore si aggrappa tutta la bottiglia. Questo per risparmiare invece che stamparla con un altro processo di stampa. Ovviamente, stringendo il materiale, tutto si hanno delle deformazioni. Quindi dovrò andare a capire quanto questa deformazione sarà. Ecco, questo è un programma che senza di questo non si potrebbe fare un lavoro del genere. Oltre a rendere molto veloce tante azioni, non so, nel campo dell'etichetta, nel packaging, ma anche nel foglio, si fanno delle schede tecniche. Quindi al mio cliente gli dico: ah, come si dice, scusate, quanti colori è, come verrà in separazione, guarda che ci sono questi dati di confezionamento. Ecco, io in questo caso li scrivo tutti a mano, prendendoli dal gestionale. Uno, c'è meno errore, e due, automatizzo questo processo, quindi con un bel risparmio di tempo.
più può fare le plance di stampa in automatico. Ovviamente il costo vedete è assurdo, sono d'accordo, nel senso sono d'accordo. Io sto pensando di acquistarlo, ma per necessità di produzione proprio. Quindi se risparmio mensile di tempo, fa in maniera che si paghi il costo. Oltre poi avere tutti i programmi di risparmio inchiostro, tutto quello che è. Nelle varie, andiamo alla slide 6, potete vedere un esempio. No, scusate, slide 7. Adesso non so dove sei, 7. Nella slide 7, come vedete, qua adesso mi ero perso, si può vedere l'etichetta applicata al prodotto. Ok, questo è un reale mock-up, come si suol dire, però non è la stessa cosa. Infatti dovete sapere le dimensioni del prodotto e tutto. Sotto ci sono automatismi di trapping. Il trapping, che ci sono due trapping, c'è il trapping di stampa e il trapping di prestampa, non è altro, non so se vi è mai capitato, quando andate in stampa, che vedete un fuori registro sul testo molto piccolo. Adesso in questo caso c'è il 5L, non so se lo notate, cosa potrebbe succedere? Che si vede un fuori registro perché è esatto. Per non vedere il fuori registro, cosa si fa? Si può andare a prendere il colore dominante, in questo caso ci sarà anche il magenta, si toglie via, non so, un 0,02 mm di magenta intorno al 5 e si fa in maniera che vada in sovrastampa il cian. Ovviamente voi dite, ma si vede un po' di verde. Sì, è meglio vedere un po' di verde che piuttosto il bianco. Okay, queste cose fino a tanti anni fa venivano fatte tutte a mano. Adesso già sia in design, adesso mi ricordo se anche Illustrator comunque ha la possibilità di fare qualcosa, questi strumenti lo fanno in automatico. Poi bisogna andarlo a vedere, però lo fanno in automatico. Io sicuro che può aumentare in un'azienda, oltre che la qualità del lavoro, perché non si vedono fuori di lì, ma anche la velocità del lavoro. Andiamo allo slide 8, ecco qua un esempio di creazione di plancia automatica. Quindi io dico, guarda che la mia plancia è in questa maniera, lui sa che ce ne stanno X per X, sapendo il formato massimo, e le posiziona. Fate conto che se questo viene fatto tutto a mano, io potrei risparmiare al lavoro circa mezz'ora. Mezz'ora per 10, 15 lavori al giorno sono 2-3 ore. Okay? Quindi per questo vengono usati. Ovviamente sono un passo, adesso mi può dare anche dei ritorni quanto ci ha impiegato una persona, può addirittura può far comunicare col cliente per darmi l'ok di stampa, quindi sapere come è fatto, vedere la variazione con un piccolo portale per tutta la gestione dei suoi file online. Questa non è una cosa nuovissima, sicuramente sta avanzando, però è importante da vedere. Ce n'è un altro che si chiama B-Graphic, questi sono software che partono dai 4 ai 6 euro. Io conosco quello che l'ha fondata, lui ha cercato programmi, o meglio, plugin, programmi e plugin da installare direttamente da utilizzare con Illustrator. Anche Esco ce li ha. Sicuramente Esco, forse, se uno guarda nel futuro, è molto più potente, cioè, e completo. B-Graphic sta associando, se veniamo alla slide 10, sta prendendo vari software. Se andate sul suo sito sicuramente troverete le varie cose. Adesso ho preso un software per fare plunge in automatico, che sia un tecnico oppure no, apro già plugin di Illustrator per fare il trapping automatico. Ovviamente al creativo magari queste cose possono interessare poco, però magari andando in una tipografia di quartiere potrebbe essere che questi software non ce li hanno. Se io gli do già magari un file fatto e finito, è interessante. Infatti a me tante volte, essendo un tipografo, mi arrivano da alcune agenzie, vi dico una su mille, arriva un lavoro fatto già col trapping tutto, poi ovvio magari non è fatto bene o altro, però apprezzo lo sforzo e di solito me lo fanno con un livello a parte che io posso eliminarlo oppure no. Andiamo avanti, andiamo alla slide 11. Ecco, la slide 11, andiamo direttamente alla 12, scusate,
Ditemi se è chiaro tutto, se ogni tanto vedevo scrivere, ma non vedo più scrivere. Quindi se non vi è chiaro qualcosa chiedetemelo pure che cerco tra una slide e l'altra di spiegarlo. Quindi... Gestione del colore, ecco, gestione del colore per un'azienda, per quanto sia ESO, che tutti questi strumenti sono in realtà obsoleti, perché se ne parla forse da... Bah, io ho iniziato a lavorare in tipografia, vabbè, ci sono nato, però seriamente una decina d'anni fa, nel 2004-2004. Prima facevo web designer e tutto. Dal 2004 ho imparato questi software. Le grandi aziende penso che ne abbiano preso coscienza, ma in realtà non, in Italia non ha ancora preso piede seriamente. Questi software, Aluan e poi vedremo Binusca, non sono altro che riuscire a capire qual è il massimo capacità di stampa della mia macchina, quindi stampando dei quadratini colorati, io riesco ad andare a determinare qual è il mio profilo colore più ampio di quella macchina là. Sapendo questa informazione, io posso andare a intanto a migliorare alcune stampe di alcuni clienti, a fare delle prove colore su un plotter, e anche, come vedete qua, parla di GCR e UCR, andare a vedere quanto inchiostro io potrei risparmiare, perché una stampa gestita con un profilo piuttosto che con un altro potrei andare a risparmiare anche un 10% di inchiostro. Voi dite, ma sì, ma cosa serve un 10%? Io con una macchina sola spendo indicativamente al mese 10-15 euro di inchiostro. Guarda, Se io risparmiassi il allora, il 10-15% discorso è che in realtà, sai cos'è? andrei a Tu che fai come risparmiare più commercialista, 1.500 il euro problema è all'inizio. che effettivamente ho sempre un po' di paura al Voi pensiero dite, unico ma di un noi, naso, perché io cioè so un che mondo magari i che funziona creativi di con la logica. gestione del Comunque questa è un'altra colore pagina. Io è adesso tutto un sto mondo un po' trattando con un più amico intanto nascosto. comincerò a Però vi mandarlo il assicuro, manuale per farvi per vedere, l'attacco, andiamo già se al software lo trovo. dopo, che è Almeno Binuscan. tira una boccata d'aria, magari. Quindi andiamo alla slide Vabbè. 14. Questo è un esempio di un Dai, ci programma che in automatico mettiamo dopo. riesce a migliorare un'immagine. Lo so che lo fa anche Photoshop, non è che non lo so. Però qua io posso mettere 100 immagini, metterle dentro, lui capisce la dominanza di colore e cerca di sistemarlo. Anch'io pensavo che fosse una ciofecata, perché a me non piace tanto gli automatismi, ma vi assicuro che in realtà funziona assai bene. Averlo fatto in automatico in 5 minuti, 100 immagini, le ha sistemate abbastanza bene. Questo fa in maniera che magari un lavoro che viene pressoché al limite del decente, questo può fare in maniera che il lavoro diventi carino. Non può essere perfetto, perché se una foto fa schifo, però ci sono programmi tipo questi che permettono di accelerare tutte queste azioni. Uno deve fare un libro, magari a tante immagini, dare un'occhiata con un programma di questo genere, può andare a migliorare tutto il libro senza aver perso tempo. Come vedete, sono tutti software che servono per risparmiare tempo, perché come vedo oggi, che magari siamo in pochi, ma anche come da fiera, il settore stampa, e penso che Ciccio Batocchi è il settore, o mi sbaglio? Adesso di solito c'è anche Albertocchio, ma oggi Albertocchio non c'è. Non so chi è del settore, comunque è un settore abbastanza in crisi, soprattutto quello del foglio. E quindi quando c'è crisi, di solito, a prescindere che io la crisi non ci credo, però sicuramente in questo momento chi riesce a stare sul mercato è proprio perché sta guardando queste soluzioni, o addirittura se le sta guardando adesso forse è tardi, ma ha iniziato a guardarle prima. Secondo me questo vale per i creativi e non anche per sulle stampa. Accelerare tutte quelle azioni che io continuo a ripetere. Perché? Perché il margine si assottiglia, sempre più gente fa la stessa cosa. Basti pensare che noi sono del Trentino Alto Adige, mentre nel Trentino Alto Adige saranno 300-400 fiera foglio, immaginate, c'è cioè più capacità produttiva di quella richiesta dal mercato. Riuscendo ad assottigliare i tempi, tu puoi guadagnare comunque facendo un prezzo basso. Tutti questi software servono proprio a questo, a fare un avviamento in meno tempo o fare un lavoro meglio di altri, perché ovviamente
l'attuale la stampa è indispensabile, ma mentre un'idea, magari ovviamente uno ha un'idea che può piacere, può non piacere, la stampa o è bella o è brutta, non può esserci, no, ma sai, ma è secondo il tuo gusto, no. Si può dire che secondo il tuo gusto un'immagine è calda, un'immagine è fredda, ma la stampa o è bella o è brutta, non ci sono vie di mezzo. Ok? Andiamo pure avanti, andiamo alla slide. Quindi adesso io vi sto facendo una panoramica veloce di quello che ho visto in fiere. Edigit, che è uno dei vari gestionali del settore, forse uno dei pochi che anche fa settore etichette e settore packaging, ok? E anche lui si sta spingendo oltre ai vecchi sistemi di solo gestionale per azienda, ma anche con applicazioni per iPad e di business intelligence. Quindi sempre la possibilità di tenere sotto controllo l'azienda nel senso di margine se sto consegnando nella tempistica giusta, se ho poche non conformità. Diciamo che secondo me è un'azienda che in questo momento non ha, non perché, vabbè, noi usiamo Edigit, quindi io ho portato Edigit, ma non voglio dirvi il migliore o il peggiore, avendolo già dico il migliore, o è quello che mi potevo permettere. Però l'importante è utilizzarlo, nel senso che sapere esattamente, ci sono troppe tipografie che perché hanno pagato la macchina da stampa, perché hanno pagato il capannone, hanno rovinato magari il mercato vendendo solo il suo tempo e la carta, però non facendo investimenti nuovi, e si trovano oggi ovviamente a competere magari con una Pixart, con una Hexaprint o altre società similari. Avere sotto controllo i costi dell'azienda, quindi anche quanto mi costa un lavoro, almeno so che posso andare a pari o posso andare in perdita, ma lo decido io, non che è deciso dal caso. Ok, quindi in questo caso a me l'evoluzione che non ho visto in tanti altri gestionali, l'applicazione su iPad per me è molto interessante, magari io girando e tutto, avere sia io che i miei venditori sempre sotto controllo il mio gestionale è interessante. Ovviamente questo Edigit ha fatto anche un e-commerce direttamente collegato al gestionale, cosa che hanno in pochi di gestionali. Qua non è che è solo un sito di e-commerce come sto facendo anch'io con Magento, ok? Ma questo è un sito di e-commerce collegato direttamente al gestionale. Questo permette che quando ti arriva l'ordine, automatico lo metto dentro il mio gestionale e potrò andare a capire i costi e tutto quello che c'è. Sicuramente è una cosa interessante. Perché secondo me tutte le tipografie che adesso pian piano le saranno in piedi, sicuramente si faranno su un sito di e-commerce. L'altro software che ho visto di e-commerce, che era interessante, la modalità di acquisto, che è questa società Dynamic Soft, è sempre un sito di e-commerce non collegato al tuo gestionale, anche perché aziende potrebbero non averle, ma danno la possibilità di avere un noleggio. Quindi te cosa fai? Intanto lo provi un mese gratuitamente e poi adesso non sono riuscito a soffermarmi tanto perché mi devono chiamare per capire i costi. Io ho capito che tu puoi partire con un noleggio, se vuoi mensile o annuale, e provare, ovviamente ci dedichi il tuo tempo, ci fai i tuoi prodotti, quindi c'è un dispendio di energie, ma se il cliente vede che dopo un anno, perché è un sito di e-commerce sicuramente, adesso non so se c'è Massimo, però penso che i prodotti e tutte le categorie, io lo sto facendo, ma non costi poco fare un e-commerce in Magento, soprattutto se ha tanta variazione come può avere un sito oggi. A me mi hanno detto che può costare dai 4 ai 6, 7 mila euro almeno in base. Adesso questa, non so se poi non ci ho peccata, comunque questo è quello che mi ha detto anche la che mi segue a me. Cosa succede? Qua io con un investimento minimo di 250-500 euro al mese posso andare a provare a vedere se questo al mio business funziona. Se non funziona, dopo un anno magari ho speso anche 1.500-2.000 euro, ma poi lo chiudo e non ho investito altro. Ecco, massimo mi ci da 3, 4 e 5.000 di media. Qua magari si può provare un anno e vedere se funziona. Come dico, il costo è uguale, sì.
ma dall'altra mi chiedono, lo consegnano addirittura, come insegna Massimo, il 30% chiesto prima. E qua invece sono, inizio a pagare da quando sono produttivo. Quindi sono due modalità di software, una modalità di pagamento molto interessante, soprattutto in un momento come questo. Okay? Non perché voglio dire che i programmatori si fanno pagare troppo, giustamente un'azienda magari vuole spingersi in una cosa del genere, però fare un investimento di 3-4 mila euro per un'azienda in questo momento non è facilissimo. Okay? Andiamo pure avanti, qua adesso io ho fatto solo una carrellata, poi c'erano le stampe digitali, Saicon, HP, Nimax, Atlantic Tiger, Nimax, Iconica, grande formato, c'erano le Epson, Roland e Durst che non ho messo. Perché non ho parlato tanto della stampa digitale? Uno, perché adesso andiamo a vedere, perché è un argomento abbastanza tecnico. La cosa che ha fatto riflettere a tanti è come mai la Xerox, non c'era, nel caso delle offset o non stampa digitale, non c'era nessuno delle grandi aziende, Heidelberg, tutte quelle che c'erano. Uno, dicono perché le fiere costano troppo e volevano far capire alle fiere di abbassare i prezzi. Questa è una delle leggende che ci sono in metropolitana. Due, anche perché si vendono poche macchine, nel senso che il settore più in crescita è il digitale. Il settore tradizionale è un po' più in crisi, non significa che l'offset sparirà, però giustamente si stanno definendo alcune linee, quindi chi è disorganizzato, chi non sopravvive bene i costi, facilmente o nel lungo termine andrà a chiudere. Cambio generazionale, chi non vuole cimentarsi in questo mercato, io vedevo anche quando faceva Massimo il webinar, i webinar di comunicazione, di Joomla, di WordPress erano super seguiti, quando li facevo io di stampa anche un po' meno, proprio perché è un settore che comunque il foglio, grazie all'iPad, grazie a internet, sta andando un po' meno. Ok, sicuramente c'è ancora il settore, però sicuramente ci sono un po' di incognite, quindi qua hanno esposto solo chi faceva digitale, perché è il settore che sta andando meglio, presentando cose anche simpatiche, tipo l'Atlantic Zeit, una cosa che mi diceva, un mercato in crescita, sono le teste, avete presente quella che avete del Bancomat? Ecco, immaginatela, non so se siete, al MediaWorld vendono queste gift card per la faccenda di fare dei regali di 15-25 euro, piuttosto che non so, per i pranzi, ok, oggi sono andato a pranzo con della gente che aveva la tesserina data dall'azienda per pagare il pranzo, tutto personalizzato, quindi una macchinina per tutta la personalizzazione, piuttosto che la faccenda di fare tutti i codici variabili. Adesso non so se conoscete il QR code, che questo codice a barre quadrato e pixelato, io lo chiamo, che permette di collegare la stampa a quello che è il mondo web. Ecco, ovviamente si può usare anche delle variabili per andare a dei concorsi, ok? Piuttosto che, vabbè, Mimachi iconiche tipo la Xero, quindi stampe per stampe digitali. Epson e Roland invece sono stampe grande formato che permettono di andare a stampare tutto, fare quadri. Epson di solito fa solo roll to roll. Roland, Durst e fanno anche il rigido, quindi andare a stampare anche su Forex, quindi su materiali spessi anche 5-10 mm. Addirittura, adesso mi macchi, l'ho messo in una posizione sbagliata, macchi può stampare direttamente sul termosifone piuttosto che sulla porta. Quindi permette, secondo me, al creativo e in genere di spaziare molto in queste tecnologie di grande formato. Addirittura c'era chi, una cosa che andava molto a questa fiera, erano i mobili fatti in cartone. Non so se vi è capitato, ma il design in cartone sta acquistando una bella fetta, soprattutto forse più per le fiere, più per una questione di, io lo chiamo moda, ma impatto ambientale anche, ovvio. Io ho fatto un negozio, sto aprendo un negozio di stampa e comunicazione fatta tutta in cartone, adesso tutta, gli esterni sono muro, i cemento e tutto, però dentro i mobili, il tavolo sono fatti in cartone, questo per dare un senso estetico
più caldo, ma avendo speso indicativamente 1.500-2.000 euro. E addirittura il tavolo è fatto con la sagoma del blocco, che magari fatta in metallo e tutto sarebbe costata non poco. Questo è un po' quello che io ho visto alla fiera. Quello che vi posso dire poi della fiera, io appunto non sono riuscito a visitarla tutta perché solo a vedere questo ci ho perso quasi tutto il giorno. Una cosa che ho notato molto è che chi anche stampa foglio sta cercando di entrare nel settore packaging. Packaging che sono etichette, scatole e grande formato, perché il packaging è uno dei settori che ancora è in crescita o comunque stabile. Mentre il foglio sta avendo una retromarcia, ecco, il packaging inteso come cartellonistica, cartotecnica, sta andando, non si può dire bene, ma comunque sta andando. Questo fa in maniera che una Mackingrath, che era un'azienda tipica che vende macchine da stampa a foglio, adesso è un paio d'anni, io l'ho sentita adesso che mi hanno invitato, che inizia a vendere macchine anche a bobina. Segue il settore etichette. Epson, che ha fatto il grande formato, una piccola macchina per stampare etichette. Quindi comunque c'era tanto, tanta materiale per il settore packaging. Ok? Spero di avervi dato una panoramica della fiera per quello che io ho potuto vedere. Poi ovviamente se cercate Graff Italia o via così su internet troverete articoli. Adesso per esempio alcuni ve li posto anche qua di Dinka, comunque poi Massimo li metterà a disposizione. MetaPrint l'abbiamo già messo, un attimo solo, no, a posto. Questo era di Binuscan, giusto per capire, ci sono anche delle slide di come funziona un po' Binuscan, anche se un po' vecchie, e qua c'è di Arluan, un piccolo PDF, quindi degli link utili. Domande? Siete ancora tutti svegli? O vi hanno aiutato? Sveglio, grande. Domande? No, no. Allora adesso andiamo alle altre slide che sono dalla prestampa alla stampa, che più o meno ormai queste le uso sempre, volevo cambiarle ma non ho fatto in tempo. Vi rigiro il link, ovviamente copiate e incollate. Ah, come mai il settore foglio è in calo? Beh, è in calo perché sicuramente, mentre almeno io dico il mio punto di vista, poi può essere smentito, oppure sicuramente la faccenda dell'iPad o comunque del tablet ha fatto in maniera che internet rinascesse, come si può dire, nel senso, secondo me a un certo punto internet era un po' fermo. Grazie agli smartphone, alla faccenda dei social network, internet non è più stato una pagina, ma è stato proprio iniziato a usare come strumento di condivisione, cosa che prima non era così. Nel senso, io mi ricordo nel 2005 che ero un web designer, secondo me c'era un attimo di stasi. Non so se poi Massimo, che più nel settore web, mi può confermare, ma più o meno in quel periodo c'è stato un attimo, almeno in Italia, un attimo di stasi per quello che era il web. Pian piano che sono arrivati i social network, gli smartphone e soprattutto i tablet, ha fatto in maniera che la gente condividesse molte più informazioni via web. E il tablet cosa ha fatto? Tablet piuttosto che il Kindle, iPad, Kindle, ha fatto in maniera che io stesso che compravo dalle 5. Siamo sempre al di sotto della media qualitativa mondiale, Burundi incluso. Te dico come web, Massimo, giusto? Penso di sì. Sì, ok. Per come stampatore, in realtà siamo, non dico i migliori, ma siamo tra i più bravi, come si stampa. L'Italia non è messa male nel settore stampa. Quindi, però sicuramente l'iPad e quello che è il Kindle ha fatto in maniera che
anche tante riviste, tante cose che tu magari prima ti compravi, non so, prima compravo 10 riviste al mese circa, no? Per essere aggiornato, e quella di fotografia, non è che poi si ripetevano sempre gli stessi articoli, e computer apps, e compravi il fotografo, Canon. E questo sì, arrivo massimo, così ti lascio parlare se vuoi. E questo fatto in maniera che io quando sono al bagno magari prendo e compro la rivista, la leggo subito, ma piuttosto che libri, perché il settore di stampa reale, poi sono libri, riviste, tutto quello che era anche la roba spiccia, non so, TV, sorrisi e canzoni, adesso mi viene in mente quello. Quindi uno va in internet a vedersi le informazioni. Non so se ti ho risposto, Paolo, però questo è il motivo, secondo me. Oltre a la celerità dell'informazione, io oggi dico una cosa e tutti la sanno subito. Il libro, ora che va in esposizione, tutto ci vuole non poco il suo tempo per lasciare stare tutte le cose che ci sono degli editori che, non, se volevano, ti potevano far mettere il libro in commercio, se no ti dicevano no, il tuo libro non vale niente. E tutta questa parte si può adesso ignorare. Quindi uno che vuole fare il suo libro domani lo pubblica e domani in commercio. Massimo, cosa volevi dire? Il successo del digitale è dovuto anche alla scarsa qualità media di riviste che costano di più in cartaceo, magari rendono meglio in digitale. Avendo a disposizione device come lettori ebook e tablet vari. Non è proprio per dire, oggi ho fatto un abbonamento a 15 euro in digitale di una rivista che costa 10 euro in cartaceo. È vero, Massimo, infatti sicuramente il costo è la parte principale. Secondo me è una fase, perché pian piano che venderanno sempre più riviste, tu ti abituerai e alzeranno i prezzi come sempre. L'ho notato anch'io, prima io spendevo 100 euro in rivista, adesso ne spendo più 5-6. 5-6 euro, quindi è quasi un decimo di quello che spendevo prima, e concordo in pieno su quello. Sulla faccenda del successo, non so, adesso vi posto una rivista dove io faccio degli articoli per farvi vedere, adesso non so neanche se arrivo. Questa secondo me è una rivista che, ah, mi è scappata una letterina, scusate. Sì, è vero Massimo, adesso arrivo, è vero Massimo che preferisco un cartaceo. Sai qual è l'ostacolo anche? Almeno io durante l'anno leggo poco, se non in internet. Quando vado in ferie, il problema, adesso a differenza di tanto tempo fa, sono i low cost, dove il peso te lo fanno pagare oro. Vai via con un Kindle, ti porti via 100 libri. Se ti porti via 2 libri, sei fuori peso, nel senso. Da non sottovalutare questa cosa qua, oltre che io magari sono a Cuba e voglio comprarmi la Gazzetta e non posso vederla, cioè o vado in un villaggio turistico di un certo tipo, okay, dove la Gazzetta arriva e me la fanno pagare 6 euro, oppure tranquillamente col tablet mi posso scaricare la mia rivista, okay, se l'albergo magari ha la connessione e tutto quello. Quindi in realtà è un insieme di cose, cioè adesso non ancora, ma sarà ancora più in crisi, perché la faccenda che le scuole pian piano adotteranno questi tablet, perché costeranno sempre meno, farà in maniera che il ragazzo invece che portarsi via le cose, almeno io l'avevo così, va lì con il suo tablet e ha tutti i libri, quindi non ci sarà neanche più la pagina di usato, bello o brutto che sia, anche prendere appunti in un libro, non so quante volte vi capita che magari leggendo i libri, voi delle cose, però poi quando ti servono non ti ricordi. Avendo un tablet e leggendo dei libri lì, puoi segnarti le cose, quando le cerchi dici guarda, cose che mi sono interessate, ti vengono solo i pezzi che ti hanno interessato. Cioè è una cosa secondo me molto radicale che forse non sfruttiamo ancora pieno, è un modo di leggere e di trovare le emozioni completamente diverse da quello che è cartacea. Pur essendo stampatore, io fortunatamente in questo momento stampo etichette, quindi posso parlare bene dei tablet, se magari facessero il tablet a etichetta, ecco, posso parlare male dei tablet, del sistema tablet, diciamo. Però adesso io ho linkato una rivista che Comunicando, ecco, Comunicando come una rivista che almeno il più delle volte via tablet perderebbe molto, perché lui fa sempre delle copertine particolari.
con sistemi di stampa sempre diversi, usa la serigrafia, usa vari sistemi di stampa. Questo fa in maniera che il tatto piuttosto che l'olfatto vengano colpiti da questa rivista, e questo fa in maniera che ha un suo interesse. Questa rivista parla principalmente di packaging, profumi, tutto quello che riguarda il packaging, e fa riviste e fa copertine di un certo tipo, quindi ha un suo servizio. Ok? Penso che abbia risposto a Paola. Qualcuno altre domande? Se no andiamo avanti con questo. Ok, allora, ma in questa situazione di difficoltà per la stampa, sai che si dia più valore alle pubblicazioni di valore? Sai cosa? No, secondo me, nel senso che è arrivato in un momento che troppe persone non capiscono cos'è una cosa stampata bene e cos'è una cosa stampata male. Cioè, io c'è per... Aspetta, vado indietro. Nel senso, secondo me si stampava meglio una volta con attrezzature che non ti permettevano di farlo, che adesso con attrezzature superlative, ok? Dove riescono tra poco a togliere via anche il capello in stampa, però è tutto fatto solo per risparmiare tempo, non per fare delle cose di qualità. Ce ne sono, non so, la tipografia Nava fa solo lavori di alto profilo, ma qua mi sembra, se non ricordo male, per Saxe, per Gucci, dove fanno delle stampe un po' particolari. Capita ancora di fare stampe per chi fa mobili e cose così, però effettivamente magari tu stampi mobili e insegni a ristampare un catalogo che non so se vi capita, io sono andato a una fiera dove mi hanno dato i cataloghi per le ferie, ok? In realtà poi li ho presi perché sono interessato e volevo vedere, perché volevo sfogliarmela e tutto. In realtà l'ho messa lì da parte e ogni anno la prendo e la metto lì da parte, infatti adesso vorrei buttarne via una decina. E il risultato non gli ha portato niente, soprattutto perché la stampa non ti permette di capire a cosa sei interessato. Per questo tanti danno, io non so, io faccio la pubblicità con Comunicando, ma una delle cose che stiamo discutendo, non preferisco fare le dem, quindi mandare newsletter tramite i nominativi che hanno loro. Perché? Perché sulla rivista non riesco a capire chi l'ha aperta, se qualcuno ha guardato la mia pagina, quanto è stato interessato. Alla fine chi decide il marketing, piccolo o grande azienda, piccolo e decide il campo. Però se tu non puoi misurare i ritorni, a cosa ti serve? È una rivista, una pubblicazione che non ti porta ritorni, è una cosa che in questo momento puoi fare a meno. Non significa che non serve la brochure, la stampi e tutto, però magari dai molta più attenzione al web, secondo me, questo è il mio punto di vista. Poi la stampa serve sempre, sempre bella, è tutto, però fare cose di un certo, perché stampa sta avendo successo, stampa male, c'è un problema, te le ristampa anche subito senza farti troppe storie, però comunque continua a crescere. Ai miei tempi, per quanto non sono passati tanto, un tipo come questo non avrebbe avuto successo, e adesso invece forse è uno degli stampatori più grossi. Cioè, è difficile questa cosa qua, perché la gente e pagare meno, perché Lidl va bene, perché uno preferisce dire spendo un po' meno, so che la qualità è minore, ma va bene, beh, la gente accetta, non so se migliorando la situazione o cosa, ci sono, bisogna riuscire a fare con pochi soldi, fare delle piccole opere d'arte, se si riesce, questo, cioè farlo pagare il giusto è la cosa migliore che si possa fare, e si può fare con piccoli accorgimenti, con piccoli accorgimenti, non so, io sono stampato la mia brochure in casa con una piccola Xerox da ufficio, cioè grafico chiamiamolo, ho stampato 200 copie e un po' ci abbiamo messo la creatività tutta bene e colpisce l'attenzione, abbiamo usato una copertina che faccio in maniera di risaltare il materiale, fa risaltare i colori della scritta che ha fatto la creativa, all'interno abbiamo fatto in maniera di avere dei prodotti vuoti, una carta semi trasparente, quando la poni sopra vedi i prodotti che prendono vita. Prendono vita significa, non so, c'è una bottiglia senza etichetta, tu metti sopra, chiamiamola velina, e si applica l'etichetta.
con poca roba, in realtà non è costato uno sproposito, con un po' di inventiva siamo riusciti comunque a fare un prodotto particolare. Quindi non sempre conta usare sistemi super particolari, ok? C'entra molto qua magari sfruttare il creativo a tua disposizione. Sfruttare adesso parola sbagliata, però comunque dargli spazio e far vedere cosa può venire fuori. Magari fatta istituzionale, normale, non avrebbe dato lo stesso senso. Ok, Francesco? Stiano proliferando in questo periodo di passaggio cartaceo digitale con la scomparsa di prodotti come flyer, brochure, biglietti visti, come spariranno? Secondo me non spariranno, nel senso che la brochure ha comunque il suo senso e il biglietto da visita anche. È vero che tante volte, ma se vai a una fiera, vai in giro, il biglietto da visita ce l'hai lo stesso. Magari saranno meno, quelle che ci saranno un po' più carino, ma comunque la cosa data a mano è diversa dalla cosa ricevuta via email, ha un'importanza diversa perché riesce a capire la consistenza. Voi già riuscite a vedere dal volantino che vi arriva da Lidl piuttosto che sia una cosa un po' più preziosa. Ecco, una newsletter, è sempre una newsletter, se non vi colpisce in quei 10 secondi, voi la cestinate, la mettete là. E dite, ma la leggo dopo e poi non la leggete più. Sì, può essere la questione di passare il biglietto, cioè, ovviamente in futuro forse avremo un chip innestato nella sottopelle. Ecco, quello io sono d'accordo, Gaetano, nel senso, quello andrà tutto a morire, ma secondo me presentazione i blocchi, la cosa dove prenderti i due appunti, il biglietto da visita, secondo me quella parte lì andrà sempre stampata. Poi ricordiamoci che ci sono tante cose che magari a parte i cataloghi e tutte queste cose, ma dalle etichette alle confezioni, a come si può dire, ma tanti prodotti diversi. Adesso ovviamente quando ci penso me ne vengono in mente. Adesso ho un lapsus, però sicuramente non sono andati sempre di più. Basti pensare ad Adobe. Ad Adobe che adesso vende tutto via iCloud. Una volta stampava un po' di manuali, adesso non li stampa più. Ecco, la parte secondo me documentale e tutto quello che è manualistica, libri di docenza, tutte queste cose qua sicuramente andranno a sparire. Mentre ci sarà un ramo che è quello sia aziendale che pubblicitario, che secondo me varrà comunque per il marketing, pretende usare, se non ricordo male, una delle regole è utilizzare almeno tre veicoli, quindi stampa, email e magari fax, ok? Email, stampa e via SMS, comunque molti più. Almeno 2 o 3 veicoli devono essere utilizzati. La fine che sparisca completamente, secondo me, non sparirà mai completamente. Ok? Sicuramente chi lo farà magari, spero, con più testa. Non so se più bello, ma con più testa, nel senso che veramente tante volte si fa o si è fatto la brochure giusto per farla. Non so se l'ha fatta in Word, perché può essere una cosa accettabile. Okay? Bom, allora, prima di partire vi faccio vedere il solito video che qualcuno di voi ha già visto, qualcuno, che fa capire un po' cosa significa sapere, aspettate che adesso me lo sono perso giustamente, di YouTube, eccolo qua, vediamo se riesco a farvelo vedere io, dare YouTube, ok, play video, perfetto. Vedete tutti? Thank you.
87, qua ci sono quattro, ne manca in realtà una di categoria, che adesso ve la dico. Comunque questi sono quattro processi tradizionali di stampa, che sono rilievografia, incavografia, fotografia, permografia. Quali sono quelli che avete mai sentito nominare? Insieme, eh? No, va bene Antonio, venga. Gli altri? Permografia? Gli altri abbiamo, si sono addormentati.
Bene, intanto che gli altri si svegliano. Però se vi dico magari offset piuttosto che serie, piuttosto che, non so, flessografia, può essere che ti sentiti nominare. Almeno penso sicuramente offset quasi tutti. Allora c'è il trucchetto, non è che c'è il trucchetto, diciamo che offset è una sottocategoria, questi sono i processi. Ok? Quindi tutti quelli che io vi ho appena detto derivano da questo. Questo spiega come funziona. La lievografia non è altro che, sì, dai, la flessografia la conosco. No, la flessografia magari no, ma la offset sicuramente la conoscono tutti. Ok? È la grafica dei grafici dell'ultimo. Allora, scusate, era una sala di battuta scema, sì, ho capito. Allora, rilievografia che si pensa che sia la più antica, comunque è quella neanche che deriva da Gutenberg, ma ancora. Adesso non si sa bene chi è che ha iniziato la stampa, si dice un cinese, non chiedetemi il nome che non lo ricordo, che faceva delle specie di etichette per mettere via il fieno o dei fiori, adesso non mi ricordo. Questo 105 avanti Cristo, io sto non sono stato bravo. Comunque partiamo da una cosa ufficiale, una rilievografia che non è altro che tutti conoscete, andiamo. Prima di andare alla pagina, la slide dopo, comunque da Gutenberg, nel 1895-1985, adesso circa. Comunque la lievografia non è altro che il timbro. Adesso per farvi capire molto semplicemente, poi andiamo a vedere magari nel dettaglio, comunque è dove il tuo grafismo, ricordatevi che nella stampa viene diviso tutto in grafismo e contografismo. Il grafismo è quello che andrà sulla tua stampa. Okay, il contrografismo è tutto quello che sta intorno alla stampa che non verrà sul supporto, in questo caso la carta. Rilievografia, quindi prendiamo in esempio, è simile alla stampa, simile a un timbro. Okay, quando voi timbrate qualcosa, voi in realtà state facendo una specie di rilievografia. L'incavografia è dove il tuo grafismo è in incavo. Okay? Dopo andiamo a vedere un po' come si fa. La planografia. In realtà tutta il grafismo, il contrografismo è tutto sullo stesso piano e si riesce a, voi dite, ma sullo stesso piano, quindi come farò ad andare a capire dove andrò a stampare qualcosa e dove no? Grazie a un processo chimico, ok? Ci sarà una zona grassa che non riceve l'inchiostro, una zona che sarà un po' più secca e riceverà inchiostro. Poi c'è la permografia che ti immaginate una maglietta dove l'inchiostro passa attraverso la tua lastra. Adesso andremo a vederlo ognuno. Poi in realtà c'è la xerografia, che ormai adesso dire xerografia, diciamo c'è il mondo digitale. Adesso andiamo pure alla slide 88. Ok? Allora, slide 88, ok, c'è la rilievografia, il processo rilievografico, dove i procedimenti sono xilografia, che non era altro che pietra escavata. Tipografia è quella di Gutenberg oppure quella che uso io, ma la mia è più letterset. Flessografia e stampa caldo. E tutti i grafismi in rilievo rispetto ai contrografismi. Mentre l'incografico, adesso poi vi dico quali sono quelli più utilizzati. Incavografico è rotocalcografia, calcografia e tampografia. Tutti i grafismi sono incavati rispetto ai contrografismi. Tampografia, non sarà che io l'ho usata pochissimo, l'ho vista 2 o 3 volte, ho mille dubbi sulla tampografia. Comunque, grafismi incavati rispetto ai contrografismi. Planografico è offset, adesso litografia, offset a secco, offset, comunque la offset, quella che forse fa l'85% di quello che voi vedete stampato. Grafismi e contrografismi sono sullo stesso piano. Permeografico. Serigrafia e ciclostile, ciclostile ormai è vecchissimo, grafismi permeabili all'inchiostro e contrografismi impermeabili. C'è
Xerografia, perché xerografia è sbagliato? Perché xerografia indica solo la scrittoria. Siccome ormai ci sono tre, forse tre sono pochi comunque, tre processi di stampa digitale. C'è il toner, che sono tutte le stampe laser, ok? Le marche più famose sono Xerox, Canon, e tutte quelle a laser tutte, ok? Ma di produzione sono Canon, Konica, Xerox, poi ce ne sono altre sottomarche. Electroink significa che l'inchiostro è un po' liquido, è l'HP. Io parlo sempre di macchine di produzione, non di macchine che avete a casa, perché a casa ce ne sono di due tipi. Poi il getto d'inchiostro che sta venendo fuori negli ultimi anni non è altro che, immaginate se qualcuno ha visto stampare un plotter, una cosa che spruzza l'inchiostro, ok? I grafismi possono avere degli elettroni positivi e i contrografismi degli elettroni negativi, ma dipende dal tipo di macchina, ok? Fino a qua ci siamo. Le cose più usate nella rilievografia sono la LED, la press e la stampa a caldo. Nell'incavo grafico ancora viene usata la rotocalco e forse alcuni, perché ce l'hanno ancora, la stampografia, anche se ormai con determinate stampe digitali puoi stampare direttamente in digitale sopra i prodotti. Panografico la offset a secco, permeografico la serigrafia, vabbè, digitali sono tutti in complesso tuttora. Andiamo pure alla slide 89 dove andiamo a vedere più nel dettaglio la rilievo. Ditemi se sono troppo storico, io vado anche più veloce e salto, non è un problema. Allora, come vedete qua, ecco, ho sbagliato meno di 400 anni, ok? Bibbia 42 linee, cioè una delle cose stampate, ovviamente la chiesa, quella che ha il potere e i soldi, era la Bibbia 42 linee. Finito di stampare il 23 febbraio del 400, ci sono fare 3 anni. Ma perché? Non senti? Aspetta che alzo. Gli altri sentono? Mi sentite? Ora sì, ah, perfetto, ok. Paola, mi senti? Ok, perfetto, mi sentono tutti. Ok, stavamo dicendo, eravamo alla slide 89. Voi dite, perché 3 anni ci devono impiegare per fare, per stampare una Bibbia? Perché prima di questo processo c'erano gli amanuensi. Sì, ovviamente facevano una copia. Qua magari ci mettevi 3 anni a creare tutte le pagine, ma poi potevi fare quante copie volevi di questo libro. Pensate che questo processo, io ancora a scuola, che non è che sia vecchissimo, ho 33 anni, io il primo anno di scuola mi hanno fatto dopo questo sistema qua. Vabbè, era vecchio, ok? Però mio papà, che ha 60 anni, più o meno 10 anni con questo processo di stampa, ha stampato. Quindi non è proprio chissà alle calende greche, è andato avanti parecchio tempo, ok? E questo sistema qua, adesso non delle letterine, ma questo processo di usare del metallo per fare determinate cose, ancora oggi viene adoperato e andiamo a vedere perché cosa. Andiamo alla pagina 90, ecco che questa è già un po' più utilizzata. La tipografia di Gutenberg ormai è quasi morta, adesso si utilizza la tipografia morbida. Ecco, la tipografia morbida che anche sta sparendo. Io ho due macchine che usano tipografie morbide. Non è altro che usare una lastra di polimero, e non è altro che simile a un timbro, come vedete. Non viene altro che posizionata, la terza figura, schema di una cilindrica,
è messa su questo polimero, messa su un cilindro e con la pressione, si chiama anche stampa diretta, va direttamente sul tuo supporto di carta. Ecco, tante etichette vengono ancora oggi stampate così. Mentre il primo schema di una platina, quella schema lì ormai non viene quasi più adoperato, okay? Le prime due non vengono praticamente più adoperate, però la terza io stesso la uso ancora oggi, okay? Infatti, come vi ho scritto, ora si utilizza molto nel settore etichette, anche se sta prendendo sempre più piede la flessografia, c'è anche un errore. Andiamo a pagina 91, ecco, la flessografia, che è quella che sta prendendo piede maggiormente nel settore etichette, non è, cosa cambia dalla tipografia? Perché voi vedete sempre dei cilindri, è uguale. Ecco, rimane che c'è una lastra morbida, nel senso fatta sul polimero anche qua. Cambia il tipo di inchiostrazione. La tipografia morbida usa un'inchiostrazione molto similare alla offset, tanti piccoli cilindri che macinano l'inchiostro, però potresti non essere uguale su tutta la tua fascia di carta. Quindi potresti avere una lastra, una parte più inchiostrata e una parte meno inchiostrata. Ditemi se vi sto perdendo su questo discorso, perché so che magari è un po' più complesso senza vederlo magari. La flessografia cos'è che cambia radicalmente da quello che è la stampa tipografia morbida? Ecco, mentre la tipografia morbida devi dare pressione parecchia per andare ad aderire sull'inchiostro, la flessografia vai a dare pressione minima, cioè viene data un po' di pressione ma minimo possibile, e in più l'inchiostrazione è la cosa particolare. Viene fatto un rullo, come vedete nella figura dove ci sono delle piramidi in giù, non vengono fatti altro che dei cilindri con queste piramidi, ok, chiamati, figurati, sono, avevo un lapsus, mi sfugge, non mi ricordo più, le chiamiamo piramidi, scusate, ma un lapsus. Queste piccole piramidi vengono fatte più piccole possibile, soprattutto da quando è entrato nel mondo grafico il laser, si possono fare veramente questi, viene chiamato Anilox, ok, con queste piccole piramidi, piccolissimi, più o meno profonde. Questo fa determinare quanto inchiostro verrà dato sulla lastra, la lastra è per noi in questo caso il polimero, che poi andrà a trasferire l'inchiostro sul mio supporto. Con la flessografia si può andare a stampare anche materiali leggerissimi come lo sleeve, che in questo caso è un materiale da grande dai 12 ai 25 micron, okay? Un film plastico trasparente. E grazie al laser si possono ottenere degli effetti, non è paragonabile all'offset, l'offset è ancora meglio, però vi assicuro che è una stampa che sta... perché è una stampa che per fare alte tirature. Questa è la concorrente della rotocalcografia. La rotocalcografia è simile, che poi andremo a vedere, però il cilindro viene fatto completamente. Qua vedete Anilox con queste piccole piramidi, però è un cilindro totale che inchiostra. Ecco, nel caso della rotocalco viene fatto un cilindro proprio con il grafismo e il contornografismo, quindi costa un'esagerazione. Questa è quella che sta prendendo piede, non so, anche le patate vengono fatte col processo flessografico. Tante stampe che voi vedete, adesso purtroppo non essendo face to face faccio fatica, ma vi assicuro che con il lentino, che non so se sapete cos'è, comunque è una lente di ingrandimento un po' più particolare, si riesce a capire che tipo di stampa è, in base all'ingrossamento. Se il punto è ovale, facilmente è tipografico, se è molto tondo è flessografico, se è appena appena leggermente ovalizzato magari è offset, ok? Dipende da varie cose, da come si può vedere il punto. Poi andiamo a vedere cos'è il punto di pieno, comunque. Spero che riusciate a capire la differenza tra tipografia e flessografia. La tipografia cosa succede?
E anche dando pressione, ovviamente essendo a contatto diretto con il tuo supporto, a un certo punto tu inizia a rovinarsi, mentre la fotografia dando pressione minima, ecco, dura notevolmente di più la nastro. Ok? Questo è un processo che viene, se non ricordo male, quando sono stato in Galles, sì, mi sembra in Galles. Sono andato a vedere lì, c'è un'azienda che è la carta igienica Regina, okay? Che è quella che compriamo anche noi qua. Ecco, la carta igienica Regina, i disegnini dei fiorellini, così, se non ricordo male, vengono stampati in flexo. Ma tutte le carte che il giornale, adesso il giornale, non mi ricordo se lo fanno in rotocalco, però si potrebbe fare anche in flessografia, perché la pressione in offset facilmente tu devi dare molta più pressione che in flessografia. Ok, in flessografia basta appena appena che appoggi la tua lastra al supporto. È chiaro? Avete domande sulla flessografia? Chiaro. La qualità è determinata oltre che dalla lastra anche da questo Anilox. Tipo, se tu usi un Anilox, adesso vi do un termine numerico, comunque un Anilox 100 che porta 12, perché ovviamente l'Anilox va in base a quanti quadratini, quante piramidi ci sono e a quanto porta. Più è alto, più si vede che porta, più quindi sarà bassa qualità oppure sarà per fare superfici molto piene. Ok, infatti i colori flat tipografici non sono paragonabili ad altre stampe, l'offset sono molto più leggeri. Più l'Anilox sarà, non so, Anilox 400 porta 4, servirà per fare rettini molto piccoli. Una indicazione che vi do: in flessografia facilmente un lavoro che voi stampate 4 colori, in flexo come minimo viene trasformato in 5 o 6 colori. Perché il testo, che è solo testo, viene solo stampato con un tipo di Anilox, un tipo di lastra, ma se ci sono sfumature di nero, deve essere fatto un altro impianto con un altro Anilox. Questo perché magari per il testo posso usare un Anilox che porta 200, cioè Anilox di qualità 200 che porta 7, adesso vi do un'indicazione così a caso. Mentre se ho una sfumatura devo usare un Anilox 400 che porta 4, perché se no, essendo che il testo è un pieno e retino e una sfumatura appunto è retinata, questo fa in maniera che devo usare due quadri di Anilox diverse. Spero di avervi chiarito la cosa. Poi andiamo pure avanti, 90 abbiamo detto, 91, 92. 92, che è ancora molto usata oggi, non è altro che viene fatto, perché se dico simile a quella di Gutenberg, viene fatta una lastra, o meglio, una lastra, ma io preferisco matrice, una matrice in rilievo, ok, di solito di rame, comunque qualcosa che non si dilati quando prende calore, e grazie al calore e alla pressione fa l'oro a caldo, non so. Immaginate tutte quelle bottiglie, quelle copertine che hanno l'oro, ok? Facilmente viene fatto con questo sistema, ok? Che poi sia in verticale, orizzontale, viene fatto così. Oppure può servire anche solo per fare delle zone di rilievo. Come vedete, ho messo l'immagine che uno che sta toccando il file, che è il linguaggio dei ciechi. Ecco, ancora tante scatole viene usato con questo processo. Quindi dando rilievo, il sistema è lo stesso, in un caso passa un film e va a lasciare giù questa lamina in quella dove c'è la parte di rilievo, e nell'altro caso non viene lasciato nessun film, ma viene forzata, non so, immaginate la carta di Fedrigoni con il logo in basso a destra. No, Fedrigoni, Fabriano, anche se ormai non ce n'è più. Ok? Novantatré, che è la rotocalcografia. Ecco, è un processo di stampa diretta la cui forma è costituita da un cilindro d'acciaio. È un po' come l'Anilox, solo che il cilindro d'acciaio rivestito di rame, inciso e poi di solito cromato, vabbè, adesso questo è proprio tecnico,
eccoli come si chiamano. I grafismi sono costituiti da queste piramidi che vengono chiamate alveoli o cellette. Questo fa in maniera che però il cilindro costa, non so, una quadricromia potrebbe costare dai 4 ai 5 mila euro, quindi serve per fare i numeri. Magari qua poi andate a 200 metri al minuto, però serve per fare grosse, grosse tirature. Ti so, l'autocardiografia, non so, nel caso del mio cliente, l'allo hacker, mi sembra che le confezioni che stampi, le stampa in autocalcografia. Questo perché? Per il piano dei colori, perché la calcografia viene stampata su materiali, sapete questi, come vengono chiamati, argentati, adesso star pack, adesso non mi sfugge il nome, oggi ho i lapsus. E quindi la calcografia stampa il bianco e poi stampa tutti gli altri colori. Ed è una ancora delle stampe qualitativamente forse migliori. Come vedete, la stampa in prevalenza viene utilizzata per stampare lunghe tirature, carta leggera, riviste illustrate, cataloghi, imballaggio flessibile di qualità. Perché avendo un cilindro, ok, in acciaio e cromato, non c'è schiacciamento. Per quanto io possa dare pressione, non ci sarà mai uno schiacciamento del punto. Ci sarà l'assorbenza della carta e tutto, ma non c'è ingrossamento del punto. Che è quello che fa capire se una stampa è buona oppure no. Poi, calcografia, vabbè, questa l'ho messa anche in memoria di una persona che mi ha insegnato questo mondo, che poi l'ho messo alla fine, che è Giulio Barteselli, che è venuto a mancare poco tempo fa. Ecco, lui era un esperto di questo sistema di stampa qua. Praticamente qua l'artista non faceva altro che andare a creare su una lamiera il suo quadro. Ok, come vedete, con quello che era un grattino, c'erano i vari spunti, ok? E questo poi, grazie a una parte che riceveva l'inchiostro, una parte no, venivano fatte le varie stampe. Ecco, una calcografia oggi costicchia abbastanza, calcografia che poi adesso mi sembra ricordare Acquaforte e via così, sono vere e proprie delle opere d'arte, incisione calcografica, esatto. Però diciamo che veniva fatta a mano, quindi quella era proprio un'opera d'arte, non è che potevi stamparne 500.000 copie. Perché sono proprio, l'artista lavorava direttamente sulla lamiera, ormai è quasi un'arte dimenticata, ce ne sono ancora qualche fiera. L'ha vista l'anno scorso, non so se pensiamo che c'è stato, c'era un piccolo museo e lì facevano vedere la stampa calcografica, che effettivamente vederla è stato simpatico, forse un video anche da qualche parte. Tampografia, che no, io sempre, prima di farvi le slide ero convinto che fosse serigrafica, comunque non è altro che io ho una lastra dove c'è la mia figura, poi arriva un tampone, prende la figura che io ho messo su quella slide, è stata inchiostrata, e poi la va a mettere su un oggetto tridimensionale. Quindi non so, pensate alle penne, le matite, tutto quello che era stampato, adesso tanta roba viene fatta digitale, ma se devi fare tanti pezzi vengono stampati con questo sistema qua. Se è dritto può essere stampato anche in serigrafia, ma se è un po' ovalizzato, rotondo, ecco, la tampografia è il sistema migliore per stampare questo. Una volta addirittura forse i CD venivano stampati con questo sistema qua. Andiamo avanti. Ok. Tipografico, che è, penso, come vi ho detto, la maggior parte delle stampe che vengono fatte, è il procedimento offset. Il termine offset identifica un processo di stampa planografica indiretta. Perché indiretta, le altre dicevamo dirette? La matrice, negli altri casi, va sempre a contatto col tuo supporto. Il supporto è inteso la carta, non per forza carta. Carta, plastica, cartone, tela, tutto quello che è, quello che io vado a appoggiare nel mio inchiostro. Ecco, l'offset è uno dei pochi processi indiretti. Questo può essere un bene o un male, però fa in maniera che tu, dalla tua lastra passa il caucciù, che è un altro che è un materiale gommato chiamato resiliente,
un po' di pressione a un gioco di tornare sempre allo stato primo. E da qui sta il supporto di stampa. Quindi voi dovete calcolare, in questo caso andate in stampa, che dovrete fare la stampa magari speculare, per dirvi. Ok, questa è una delle più diffuse, anche delle, ormai una delle stampe più, essendo la più diffusa, è quella dove si è studiato molto di più. Nelle scuole, forse adesso, beh, a Verona la San Zeno fa qualcosa di flessografia, ma fino a 5 anni fa si spiegava principalmente solo offset. Adesso forse che c'è crisi inizieranno a spiegare anche gli altri processi. L'offset sicuramente è uno dei procedimenti che tutti conoscono, con parecchie riviste che fate comunque vengono stampate in offset, le brochure, tutto viene fatto in offset. Larga parte del successo dell'offset è merito della forma di stampa. Perché è merito della forma di stampa? Perché è quella che costa meno. Fate conto che una matrice, in base a quanto è grande, non so, fate conto un 330 per 330 mm, 33 cm per 400 cm, un impianto flexo può costare 60 euro. Ecco, una lastra potrebbe costare 10 euro. Vedete che solo la differenza di prezzo, quindi di 40-50 euro, fa in maniera che questa stampa venga apprezzata molto di più. E bentornata, Paola. Entre, allora, economica, salarizzabile, con ottima qualità di riproduzione. E come vedete, biglietta visita, per me biglietta visita forse vengono stampate anche in digitale. Poi andiamo avanti, sono andato troppo avanti, scusate, solo un attimo. Ok, poi abbiamo la serigrafia. Ecco, la serigrafia è uno dei processi che forse stava sparendo, e non so se grazie alle etichette, grazie al packaging, sta ritornando a nuova vita. Serigrafia che cos'è? Non è altro che, pensate a una maglietta un po' particolare, comunque la matrice non è altro che una maglietta dove vengono decise che alcune zone può passare l'inchiostro, alcune zone no. Ma questa faccenda che passa l'inchiostro mi permette di mettere tanto o poco inchiostro. Quindi una volta la stampa serigrafica era la più utilizzata per fare gli esterni. Quando tu dovevi fare cose che andavano all'esterno, anche etichette casi, qualsiasi cosa, ti permetteva di avere una lunga durata, i colori potevano durare anche 10 anni. Ecco, magari dell'offset, della flex o degli altri processi, i colori durano dai 6 mesi a un anno e mezzo. Quindi era l'unico sistema di stampa. Le magliette venivano stampate in serigrafia, i barattoli in serigrafia, però c'erano più colori, magari in tampografia, ma c'erano tanti colori magari in serigrafia. Cioè era uno dei processi di stampa solo per la lunga durata. A un certo punto, adesso non so dirvi il tempo, perché io magari essendo anche più giovane, comunque 4-5 anni fa si è ridata vita alla serigrafia non tanto come stampa di quadricromia, perché ormai presa da quello che sono i plotter grande formato, okay, che hanno una durata di inchiostro comunque di 10 anni, ma utilizzata per fare abbellimenti, perché vi parlavo prima, adesso spero che salvate tutti, comunque posso ridarvi il link se mi trovo, ok, dovreste trovare anche i numeri, in teoria comunicando mette i numeri, adesso non so, visto che c'è Paola, questo trattino mi sempre, ok, non mi sa che c'è, comunque cosa succedeva? Ecco, comunicando fa queste copertine molto particolari, anche ci sono in alto a destra, dove magari possono dare il senso del tappeto, dell'erba, piuttosto che fare parecchio profumate. In realtà le cose profumate le puoi fare anche con la flexo, ok? Piuttosto che invece che il braille farlo col sistema che vi spiegavo prima di rilievo grafico,
Puoi farlo con una vernice spessorata fatta in serigrafia. L'impianto costa molto meno e la tiratura è un po' più veloce. Piuttosto che, adesso nel vino, non so se hai notato, di tanto ci sono delle zone lucide come se finissero in rilievo. Ecco, anche quelle vengono fatte con, vengono fatte in serigrafia. Cos'altro può essere fatto? Adesso se andiamo alla pagina 98 e vi lascio anche il link del sito della postazione, aspettate che c'è proprio l'articolo, aspettate che mi sto perdendo un attimo qua con tutte le finestre aperte, ok, eccolo qua. Adesso il sito, scusate, ma è ancora in costruzione, avete il link, da domani dovrà essere, sarà in costruzione lo stesso, però dovrebbe andare un po' meglio, ok, questo è il link. Mi raccomando, copiatelo e incollatelo. Questo è uno strumento che noi avevamo fatto per i creativi. No, per i creativi, sì, per i creativi. Dove, nelle slide o sul sito, è indifferente, poi vedete come la serigrafia può andare a intaccare i cinque procedimenti, i cinque sensi. Io spero che avete ancora qua tutti con me, visto che già siamo pochini, almeno quelli pochi. E al primo c'è la vista, ok? La vista che con il calore tu puoi far apparire o nascondere un oggetto. Può anche servire, vi faccio un esempio, non so, una bottiglia di vino deve essere servita a una certa temperatura. Ecco, voi potete usare un inchiostro termosensibile che dica quando è la temperatura giusta per quel vino. Sono delle cose che sembrano fantascientifiche, ma durano veramente da anni, piuttosto che inchiostri che con la luce, con un certo tipo di luce, fanno apparire delle cose oppure no. Adesso pensiamo alle stelle per la figlia che mette sulla camera, ok, che di notte rimangono accese. Nel secondo caso, le fragole, potete attivare l'olfatto. Quindi voi, grattando, si attivate queste capsule di profumo e potete far sentire il profumo di quell'oggetto al vostro cliente. Questo, vi dico solo una chicca, uno, qua in Italia non penso, uno dei profumi o puzze più vendute è il puzzo di piedi, così mi hanno riferito, poi non so se è una cazzata, però così mi hanno detto. Nel terzo caso, ecco, udito. Udito è un po' più difficile da capire, adesso qua abbiamo fatto un esempio, che grattando mi ha fatto una cosa abrasiva che ovviamente grattandolo fa un certo rumore. Di solito viene fatto, la stampa serigrafica può essere utilizzata per non fare rumore. Questo significa quando voi sfogliate un libro, farlo un rumore di sfogliare, no? Adesso io non ce l'ho qua, ma se ce l'ho vi faccio sentire, ok? Così. Sentite questo qua. Spero che si sia sentito. Ecco, nel caso non se questo, si può mettere una specie di vernice che come se rendesse di gomma i fogli e fa in maniera che non si senta il rumore di sfoglio. Immaginate come per la Polo, che il rumore è importante di come si chiude la portiera della macchina. Ecco, uguale può essere in questo caso. Quindi sarebbe più per magari far sparire determinati rumori. Il tatto, ok, dove vedete fate una vernice molto spessorata, in questo caso noi abbiamo costruito una cosa di mais e vedete come è spessa, forse nel sito si vede molto meglio che nelle slide. Ultima, un po' più difficile da realizzare, cioè lo potete fare come prova, ma la stampa del cioccolato, in questo caso noi abbiamo, puoi farlo solo se hai una macchina adoperata solo per fare questo tipo di stampa e forse non c'è il senso. Può servire, ma uno delle stampanti digitali per chi fa le torte. In questo caso noi abbiamo trovato il sistema di arrivare a un certo calore del cioccolato, messo in un certo forno, stampato in serigrafia e siamo riusciti a stamparlo. Oggi il cioccolato dopo anni e tre anni è andato a male. Okay. Vi è chiara cosa è la serigrafia? Cioè la serigrafia è quello stampa più di abbellimento. Infatti io in azienda non ce l'ho, l'acquisterò tra poco, è proprio per fare l'abbellimento sull'etichetta da vino.
siamo tutti? Ok, io direi, se Massimo è d'accordo, facciamo un quarto d'ora di pausa. Hai visto? Ti ho letto il pensiero? Allora, ci vediamo qua, sono le 8.55, 9.10. Ciao Ale, andiamo in pausa. Allora Ale, vieni in Skype un secondo, voilà. Ok, a troppo, a froppè, come dice il nostro amico Massimo.